L'Aquana nasce nel 2007, nasce come una prova, come un evento interno dell'associazione improntato sulla cartografia e sul miglioramento dell'equipaggiamento. Successivamente poi ci siamo accorti che questo progetto poteva anche essere ampliato. Quindi nel 2008 abbiamo deciso di invitare altre squadre, altre associazioni che hanno espresso il piacere di partecipare a un evento così strutturato. È così che poi con il passare degli anni siamo arrivati nel 2014 a gestire un evento composto da ben 190 persone, divise ovviamente tra attacco, difesa e organizzazione logistica. Come viene organizzato l'Alpuan? Innanzitutto si parte quasi un anno prima, dove viene cercato il campo dove verrà svolto l'evento. Successivamente, insieme a tutta la squadra, viene decisa qual è la storia e quindi il film, che le varie squadre dovranno interpretare. Vengono fatte delle valutazioni sul campo, quindi vengono decisi magari dove potrebbero essere posizionati gli obiettivi, e durante anche questa fase vengono chiesti tutti i permessi alle varie amministrazioni comunali. La squadra poi viene divisa in sottogruppi dove ognuno si occuperà dei vari obiettivi e verrà deciso come allestirli e quale materiale utilizzare. Molte volte nei nostri eventi viene fatto un video, quindi anche durante questa fase vengono decisi quali sono gli interpreti e che cosa inserire nei vari video. Una delle cose più importanti è verificare il campo, perché ogni campo è diverso. Di conseguenza, su ogni campo bisogna individuare quali sono i punti per i possibili obiettivi e questo comporterà poi la scelta di quante squadre in attacco invitare e successivamente quanta difesa far partecipare all'evento, in quanto appunto i campi hanno conformazioni diverse. Questo per noi è molto importante e ci porta via molta energia perché comunque bisogna andare sistematicamente sui vari campi a verificare quali sono i sentieri, quali possono essere i punti dove inserire degli obiettivi e quali potrebbero essere le zone, ad esempio, per un eventuale campo base che ha bisogno di una logistica molto importante, soprattutto delle strade carrabili. Organizzare Alpone vuol dire sicuramente sacrificio. Sacrificio perché spesso per poter riuscire a fare tutto quello che è necessario per la buona riuscita del torneo è necessario spendere tanto tempo che vuol dire togliersi delle domeniche di gioco e di divertimento. Spesso, soprattutto quando la data del torneo si avvicina, non basta più anche la classica riunione settimanale per poter completare tutto il lavoro necessario di scenografia o comunque anche di preparazione della documentazione da inviare alle squadre o dei film. E quindi a volte le riunioni settimanali diventano davvero tante e ti rubano del tempo che magari dedicheresti a delle altre passioni o anche alla famiglia. È ovvio che non è tutto negativo, sicuramente. Arrivare alla fine del torneo e vedere che tutto ha girato nel modo giusto, vedere che le squadre, i ragazzi si sono divertiti e che tutti sono contenti, sicuramente ti dà una grande soddisfazione. In un evento come l'Alquan è sicuramente fondamentale la parte scenografica, perché non è mai bello farsi un'ora di avvicinamento e poi arrivare davanti a magari solo una lampada a gas che illumina il. Quindi ci facciamo parecchia fatica per costruire e preparare, pensare a una scenografia adeguata al torneo che vogliamo organizzare, che può andare dalla semplice rampa missilistica, che comunque ha la sua importanza, a, come nell'anno 2014, il drone. Sicuramente per costruire questa scenografia occorre sia parecchio tempo che parecchio impegno, perché non bastano le sere in riunione ad abitare quattro viti e
attaccare tre pannelli, ma occorre anche tutta una preparazione progettuale per vedere come realizzare la scenografia che occorre e come renderla adatta allo spostamento nei luoghi del torneo. Infatti puoi costruire un oggetto bellissimo, però se pesa troppo magari non riesci a portarlo dove vorresti, perché spesso gli obiettivi sono in posti difficilmente raggiungibili e quindi il tuo lavoro diventa controproducente. Tutte le fasi scenografiche sono legate alla vera e propria progettazione dell'evento in quanto tale. Non puoi semplicemente dividere la squadra in due parti, una che mappi il campo e una che si occupi della scenografia, perché se per sfortuna non c'è una comunicazione adeguata, entrambi falliscono nel raggiungere l'obiettivo finale. Ci sono tanti aspetti in un torneo, nell'organizzazione di un torneo, che fanno da contorno. Organizzare un torneo non è solo costruire una storia e invitare le squadre. Organizzare un torneo ha una serie di aspetti, diciamo di logistica, che sono importantissimi per poter avere la certezza che il torneo vada nella direzione giusta. Trovare collaborazione nelle autorità, nei comuni, nelle forze dell'ordine, anche nella popolazione dei paesi che ci ospitano è sicuramente di importanza primaria per poter avere la certezza che il torneo si svolga senza rischi, e anche e soprattutto la sicurezza dei ragazzi che vengono a giocare ai tornei è per noi un aspetto fondamentale. Non trascuriamo la possibilità che qualcuno durante la giocata magari si faccia male, ci auguriamo sempre in modo leggero, però è una possibilità che esiste e che noi consideriamo nell'organizzazione, quindi abbiamo sempre a disposizione un punto di primo soccorso con degli operatori qualificati a cui poterci appoggiare. Non solo, spesso altre parti o comunque altre azioni che vengono considerate di importanza minore per noi rivestono invece un ruolo fondamentale. Sicuramente la possibilità di dare a tutti i partecipanti un piccolo ricordo di quello che è il nostro evento è importante perché permette a tutti di avere un qualche cosa di tangibile che nel tempo ti permetta di ricordare dei momenti divertenti, belli, passati giocando con i compagni di squadra. Quindi magari una piccola spilla, una maglietta, un qualche cosa che ti permette di portare sempre addosso al Juan è per noi un piacere poterlo così regalare a tutti i partecipanti. Nei nostri eventi la controinterdizione gioca un ruolo fondamentale. Anche per la controinterdizione, come per l'interdizione, viene chiesto un elevato sforzo fisico e anche mentale. Ad esempio, nell'ultimo evento che abbiamo fatto, lo sforzo fisico era elevato, in quanto il campo comunque non era facile, c'erano molti dislivelli. Tendenzialmente noi cerchiamo di formare le pattuglie con un referente interno Zaruele oppure con una persona che ha già fatto con noi molti eventi contro interdizione. Questo perché in ogni pattuglia è l'occhio vigile dell'organizzazione ed è fondamentale che qualsiasi informazione arrivi al comando, comunque a noi organizzatori, per magari modificare qualcosa in corsa. Cerchiamo di fare la turnazione qualche giorno prima, così da verificare il numero di operatori sui vari obiettivi, e questo è abbastanza difficile, anche perché quando c'è qualche defezione ci scombina un po' i piani. Altra cosa importante è che la controinterdizione è operativa per tutta la durata dell'evento, quindi se un evento è di 24 ore, comunque a volte si richiede l'operatività per 20 ore, magari 18 ore.
in ogni condizione meteo comunque la controinterdizione deve essere operativa, e a volte magari bisogna essere su un obiettivo e stare fermi, magari con la pioggia, col freddo, ma purtroppo è necessario. E noi cerchiamo di schedulare, comunque di organizzare la controinterdizione per cercare di far divertire gli interditori. Fortunatamente come Clan Battleneck siamo riusciti a partecipare sin dalla prima edizione a tutti gli eventi, sia nelle vesti dell'interdizione, dell'attacco, che anche in quelli della controinterdizione, ossia la difesa degli obiettivi, dando una mano a gestire tutta la logistica. Il bello di questi eventi è che sono non competitivi, perciò il tuo film lo vivi al 100%, lo vivi con te stesso, con la tua squadra. Non guardi i 5 punti in più che potrebbero venire da fare una cosa piuttosto che farne un'altra, ma guardi a cosa puoi fare e cosa riesce a fare il tuo team in quel momento. Il bello degli eventi lunghi, soprattutto oltre le 24 ore, è che è importantissimo riuscire ad avere un ottimo rapporto con la squadra con cui stai partecipando. Sono anche difficili fisicamente, perciò bisogna anche farsi coraggio nell'interno del gruppo per superare certe quote magari difficili dove la gamba non va più, e il fatto proprio che siano non competitivi ti dà modo di scegliere una squadra non fatta solo dai più forti fisicamente per portare a casa quei 4 punti in più, ma una squadra che metta la tecnica sul campo, dove puoi veramente simulare l'evento soft air al 100%, dove è richiesta una dote di cartografia, dove è richiesta la conoscenza dell'avvicinarsi in maniera silenziosa all'obiettivo, magari anche degli strumenti come uno spotting scope che ti può servire per fare le foto dalla lunga distanza, soprattutto avere delle doti anche tecniche nel saper aspettare il momento giusto per poter entrare nell'obiettivo, portarlo a termine ed esfiltrare o uscire da quell'obiettivo senza neanche farsi vedere. La squadra che andrà a partecipare a questi eventi chiaramente deve fare un allenamento abbastanza impegnativo, non tanto fisicamente ma quanto per le conoscenze che dovrà poi portare sul campo, perché un evento record non si limita a uno scontro di pallini e prendere un obiettivo, prendere la bandiera e andare via. Magari ti viene richiesta la compilazione di una range card fatta appunto dalla distanza, oppure in una deep record dove devi calcolare le tempistiche della pattuglia in difesa che si allontana e ti dà la possibilità di portare a termine questo obiettivo, oppure la richiesta di una compilazione di una Cas9 line che ti permette di simulare un attacco a terra di un aereo o un elicottero. Queste sono tutte conoscenze che la tua squadra deve preparare con allenamenti mirati, con riunioni a tavolino dove si impara magari anche da altri gruppi o si impara leggendo e documentandosi le informazioni che si raccolgono in internet, anche semplicemente da YouTube, come compilare anche un medevac e altre cose. Dopodiché si provano sul campo simulando più o meno la traccia dell'evento. Non è detto che poi tutto questo allenamento e tutte queste conoscenze portino sempre a un ottimo risultato. Può succedere qualsiasi imprevisto e mandare magari a monte tutto quello che avevi pianificato, sia da una decisione sbagliata presa al momento, sia da un infortunio, oppure un calo di energie e anche solo di un elemento della pattuglia. In questo attimo si vede proprio quanto l'unione all'interno del team è fondamentale. Si rallenta, magari i tempi si allungano per arrivare a portare a termine quell'obiettivo imprevisto, 4 ore, ce ne metterai 8. Non riuscirai a fare 4 obiettivi che ti eri pianificato, ne farai 2. Però vivi questa avventura al 100% con tutta la tua squadra. Invece visto dalla parte della difesa, la controinterdizione, anche qui sembra una cosa semplice, ma non è così. Bisogna capire che i giocatori che danno una mano agli Zaruele nell'organizzazione devono immedesimarsi nel loro ruolo,
e devono pensare anche al giocatore che è dall'altra parte, perché sarebbe facile nascondersi in un cespuglio, aspettare la pattuglia che comunque tu sai che prima o poi arriverà da queste parti e tendergli un agguato e magari venirne fuori vincitore. Ma non è quello, tu devi simulare di essere sul tuo territorio, fare la tua ronda in maniera normale, senza avere la certezza che qualcuno arriverà. È molto importante che anche i giocatori della difesa entrino in questa forma mentale. Un aspetto importante che tanti sottovalutano è sicuramente il pranzo finale di coesione. È un momento particolare perché da lì capisci come è girato l'evento. Quando vedi le persone a tavola che ridono, scherzano, si raccontano, anche retroscena non soltanto del torneo che hanno vissuto, ma anche aspetti della loro vita, capisci che è come se fosse una grande famiglia tutta insieme al tavolo a parlare, quale momento migliore per ritrovarsi insieme. Questo però è anche abbastanza complicato, nel senso che quando organizzi un pranzo con 6, 8, barra 10 persone si fa abbastanza presto. Quando le persone iniziano ad essere 80, 100, 180, 200, capisci che l'importanza della location e l'importanza di riuscire a far mangiare tutti in tempi abbastanza brevi, visto e considerato che comunque alcune persone hanno, dopo la fine dell'evento, svariate ore di macchina, se non di nave in alcuni casi, è molto complicato. Questo può fare sicuramente capire quanto sia importante la scelta della location, non necessariamente chic o alla moda, bensì atta a contenere al suo interno tutti i partecipanti. Penso che sia la cosa spiacevole e non gradita a nessuno, dopo magari 24 ore se non 48, trovarsi magari in piedi o al freddo sotto l'acqua a mangiare qualcosa in maniera frugale per poi ripartire un viaggio. Questo per noi è molto importante, che tutti abbiano un posto per sedersi, scambiare due chiacchiere, rifucillarsi e stare al tavolo non soltanto con la propria squadra. Infatti è anche per questo che cerchiamo di creare delle tavolate molto numerose, proprio per far coalizzare e riuscire a far coesistere anche altri club che magari non hanno l'opportunità di vedersi tanto spesso. Perché organizziamo un evento? Questa è una bella domanda. Fondamentalmente perché ci piace fare gruppo. Secondo me, all'interno di una squadra sembra quasi un controsenso, ma in tutti questi anni, in tutti questi eventi che abbiamo organizzato, personalmente ho proprio notato questa unione della squadra. Questa cosa, a mio parere, ci ha aiutato molto a livello di gruppo, sia, ripeto, a conoscerci, ma anche a cercare di portare una filosofia di sortire diverso nel panorama, insomma, di questo bellissimo gioco. E ci siamo trovati, ricordo, moltissime volte in sede stanchi, magari tornati esausti dal lavoro, però sempre con voglia di fare, con voglia di metterci in gioco, di lavorare, di darci una mano a vicenda, e questa non è una cosa da sottovalutare. Ho sempre cercato di spingere al massimo la squadra, appunto sotto questo aspetto, nel senso di voler sempre cercare di organizzare qualche cosa, perché aiuta veramente tanto a crescere, aiuta anche a conoscere meglio i nostri compagni di gioco, aiuta anche a conoscere magari delle situazioni familiari che
durante magari una giocata domenicale uno magari non può non venire a conoscenza. Ricordo in alcune serate persone che si parlavano fra di loro mentre magari dipingevano il drone, piuttosto che mentre magari costruivano un missile, e guardandoli sempre un po' da fuori è sempre stata una cosa che mi ha sempre affascinato e mi ha anche emozionato spesso. Ho visto persone che magari si addormentavano sulla sedia mentre si stava pianificando la giocata, però erano sempre presenti, non hanno mai detto no, stasera sono stanco e non ho voglia di venire a fare la scenografia, non ho voglia di venire a scrivere un book di una giocata o di un, non lo so, qualsiasi cosa. Insomma, ho sempre visto la squadra aiutarsi non solo in campo durante una giocata, ma anche aiutarsi al di fuori durante una giornata post lavorativa. Una delle emozioni più belle è quando, terminato l'Alt One durante la settimana, ricevo un sacco di messaggi dalle squadre partecipanti e tutti mi scrivono la stessa cosa. A quando il prossimo evento? Allora, signor, buonasera. Cosa pensate di Zamuele? Alla domanda, cosa ne pensiamo di Zamuele? Silenzio. Silenzio. No, Zamuele per noi sono grandi amici. Grandi amici perché comunque abbiamo vissuto gli ultimi 5 anni sempre insieme. Abbiamo creato Punto Zero, abbiamo visto come lavorano, sono professionali, precisi, grandi amici, grandi persone. Che dire di altro? Fa sempre piacere quando ci ritroviamo, è sempre bellissimo stare assieme, è come se fossimo comunque una grande famiglia. Fa sempre molto piacere. Hai già detto tutto Dani. Esatto. Diciamolo. Adesso la sentite un po' la vostra. I Zamuele. O anche Zanzariere. Non so, per essere una garanzia, Dani, alla fine. Sì. Con loro non ci sono mai problemi. Sia che noi andiamo ai loro eventi che loro sono i nostri, ci sono mai. Anche dell'Alpone. L'Alpone per noi è anche comunque sempre un trampolino di lancio per i team nuovi, è proprio una garanzia a livello di test per, certo, per i team nuovi. Sicuramente è un grande evento, cioè Alpone. Mirko? Di Zanzariere cosa ne pensi? No, concordo con quello che hai detto te, è un bel gruppo, delle belle persone, dei bellissimi ricordi. Ma sì, ci si sta bene insieme, come essere coi Ranger, uguale. Leali, amiconi, tutto lì, su. Beh, io non ho parte a parte quando russa Matrix. Matrix. I love you flower. I love you forever flower. Basta. Ah. E anche non dice un cazzo. No, lo sai che sono dislessi. Dai, minchia. No, so cosa dire, lo sai, mi vergogno. Dai, lì è un punto pensiero, cosa ne pensi di. Delle persone con cui mi sono sempre trovato bene, con cui sto bene, con cui mi piace organizzare gli eventi insieme e vivere questa esperienza insieme. Basta, sono in poche parole, non so che cosa dire, punto, basta, finito. Niente, viva il Punto Zero 2016. Adesso. Bye bye.